Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo qui con una nuova recensione. Oggi parleremo del mio nuovo mouse, ma prima di iniziare, sigla! Oggi vi parlo del Logitech G502 Hero, la nuova versione del mouse tra i più conosciuti da gaming. È un mouse veramente ottimo che vi straconsiglio se ne avete la possibilità di prenderlo. Io l'ho trovato fortunatamente in sconto su Amazon. Da 90 e passa euro che costa normalmente a 50, quindi ho deciso di acquistarlo immediatamente, anche perché, come avevo detto nel video unboxing di qualche settimana fa, se non l'avete visto andatevelo a recuperare, lo trovate qui sotto sul canale. Il mouse in questione è veramente molto comodo da tenere in mano, molto molto reattivo e ha un sacco di tasti personalizzabili. La nuova versione si distingue da quella vecchia, quindi dal Logitech G502, soltanto per il fatto che ha alcune features migliorate, quali ad esempio il sensore, e poi dopo leggevo online che praticamente hanno migliorato il cavo, che hanno usato un nuovo metodo di telatura, infatti è un cavo telato, quindi è veramente molto molto comodo e non tende ad attorcigliarsi, che nel modello vecchio dopo un po' tendeva a rompersi la stoffa, mentre adesso non dovrebbe più farlo. Come potete vedere, il mouse ha veramente molti molti tasti ed è veramente molto comodo, come dicevo prima. Possiamo vedere che ha i tasti sia per aumentare o diminuire i DPI, e inoltre permette di, attraverso il tasto mirino, di scalarli fino al DPI più basso, quindi ad avere molto molta precisione. Sul lato del pollice troviamo i tasti per andare avanti o per tornare indietro nei vari menu, e ovviamente i LED che ci indicano la modalità di DPI che abbiamo selezionato. Sulla parte superiore troviamo invece i classici tasto destro e tasto sinistro, la rotellina che normalmente è a scatti, ma se premiamo il tasto sblocco permette di far scorrere la rotellina in modo infinito, e secondo me è molto comodo, ad esempio se dobbiamo scorrere velocemente una pagina, lo premiamo, tiriamo una botta, la rotellina inizia a frullare letteralmente e quindi scende da sola la pagina. E inoltre troviamo sotto di esso anche il tasto modalità, che serve per cambiare le varie modalità. Nella parte sottostante invece, quella che va a contatto con la scrivania, troviamo numerosi feltrini in policarbonato, mi sembra sia, e inoltre troviamo un vano che si apre attraverso un magnete, come vi sto facendo vedere, che contiene all'interno numerosi pesetti. Nello specifico contiene 5 pesetti da 3,6 grammi ciascuno, che permettono di aumentare o diminuire il peso del mouse. In questo modo possiamo avere un mouse più leggero o più pesante a seconda dei nostri gusti. Io personalmente adesso li ho inseriti dentro tutti, come state vedendo, perché mi piace avere un mouse un pochino più sostanzioso. Adesso passiamo sul nostro computer e vi faccio vedere le varie modalità che possiamo scegliere all'interno del Logitech. Ok, siamo qui dentro al software della Logitech, che si chiama appunto Logitech G Hub. Praticamente è un software che ti permette di riconoscere tutti i dispositivi della famiglia Logitech. Nel mio caso io ho la Logitech C922, che è la mia webcam, e appunto il Logitech G502, che è il mio mouse. E praticamente noi adesso, selezionando appunto il nostro mouse, entriamo all'interno delle impostazioni. Ora abbiamo la doppia telecamera, perché voi state vedendo sia il monitor che la telecamera che punta sul mouse. E praticamente noi abbiamo innanzitutto il Light Sync, ovvero la possibilità di cambiare il colore di questa parte qua e del logo Logitech. Ci sono vari effetti, c'è tipo fisso, che è quello che ho io, che praticamente rimane un unico colore, circolare, che praticamente te li fa vedere tutti e possiamo scegliere sia la velocità che la luminosità, respiro, quindi praticamente va a pulsare i vari colori, poi dopo abbiamo il campionamento schermo. Campionamento schermo non è che funzioni benissimo, perché praticamente bisogna selezionare la zona e in base alla zona selezionata il mouse dovrebbe cambiare colore. Dico dovrebbe perché non lo fa sempre, cioè non è proprio precisissimo, ma vabbè. Dopo altre cose abbiamo ad esempio, ve lo metto in tutto schermo così magari lo vedete un po' meglio. Possiamo vedere, ovviamente abbiamo modalità fisso, visualizzatore audio io metto fisso. E perché di solito mi preferisco così. Dobbiamo scegliere un colore, adesso è postato su nero. Io ho già salvato il mio blu, che è il blu che utilizzo per la mia postazione. E poi dopo ovviamente qua scelgo il colore, e come vedete si illumina questa zona qua
sul monitor vediamo direttamente quello che facciamo. Il logo invece, anche qui possiamo scegliere di avere due colori diversi, vedete? E abbiamo ovviamente anche qui tutte le varie impostazioni, quindi possiamo mettere tipo circolare soltanto per il logo, piuttosto che fisso, quello che vi pare. Di solito tengo fisso anche lì perché così non ho vari cambi colore. E anche qui possiamo mettere o un colore che ci pare a noi, come dicevo prima, o lo stesso colore perché io l'ho già campionato, o in alternativa entriamo in primario dove abbiamo scelto il nostro colore e poi dopo facciamo sincronizza zone di illuminazione. A questo punto le due zone prendono lo stesso colore, ve lo faccio vedere da qua. Io adesso posso mettere tipo qua arancione, qua mi tengo il mio azzurro, faccio zone di sincronizzazione e entrambe diventano del mio azzurro. Altre cose che possiamo fare sono varie modalità. Come potete vedere, questi qua sono i giochi che ho sul computer, quindi lui se li ricorda e in base a che gioco ho mi fa scegliere una modalità di mouse. Possiamo assegnare i vari tasti, come vedete qua ne abbiamo un sacco. E ogni tasto è programmabile. Adesso ce l'ho predefinito, scusate. E poi dopo possiamo averceli anche in G-cambio, perché praticamente poi ognuno gli si dà il tasto che vuole, cioè la varie modalità. E altre cose sono la sensibilità, possiamo scegliere la velocità dei DPI e a seconda appunto di come ce l'abbiamo impostato noi. Io adesso lo lascio tutto normale perché comunque mi ci trovo abbastanza bene. Poi ognuno se lo può personalizzare come vuole, ovviamente. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Io ora ho iniziato a provare questo mouse da circa 2 settimane e per ora non mi ha mai dato problemi. Consiglio vivamente, anche se non è obbligatorio, di scaricarsi il software per personalizzare il mouse, anche perché così possiamo sfruttarlo al pieno delle sue funzionalità. E se avete domande, dubbi oppure volete dirmi qualcosa, fatelo qua sotto nei commenti, cercherò di rispondervi il prima possibile. Per chi se lo fosse perso, comunque il cavo è veramente lungo, quindi non avete questi problemi, tranquilli. Vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale così da non perdervi nessuno dei nuovi video che usciranno ogni mercoledì e ogni sabato alle 14. Vi ricordo anche che mi trovate sia su Instagram che su Facebook, link qua sotto in descrizione, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!